di quattro conferenze con il quale vogliamo replicare un'iniziativa che abbiamo iniziato l'anno scorso di conferenze divulgative sui temi di punta della fisica, un ciclo di conferenze rivolto alla cittadinanza, agli studenti. Il ciclo di quest'anno è, come avete visto, sulla meccanica quantistica, sulla fisica dei quanti, su questo caso di grande rivoluzione di successo nel paradigma della scienza, una rivoluzione che ha avuto delle implicazioni molto importanti sia per le applicazioni sia per proprio il modo di vedere, di capire la realtà, quindi anche influenze sul pensiero contemporaneo. E di questo duplice aspetto, sia quindi sulle applicazioni sia invece sulle implicazioni più filosofiche di questo nuovo modo di leggere la natura, parleremo in questo ciclo di conferenze. Allora cominciamo come vedete dal titolo, con la conferenza di questa sera, che verrà tenuta dal professor Iacoboni. Il professor Carlo Iacoboni è professore di fisica all'Università di Modena e Reggio. Un brevissimo curriculum dell'oratore di questa sera, che molti di voi conoscono. Il professor Iacoboni si è laureato a Bologna un po' di anni fa. Ha studiato dopo Bologna, ha studiato negli Stati Uniti e nella Purdue University in Indiana. Al ritorno dal suo soggiorno negli Stati Uniti, dove ha completato la sua formazione di fisico, è capitato a Modena, direi, nel lontano 69, dove è stato tra l'altro il mio professore di meccanica quantistica, appunto. E quindi da quel momento la sua attività è stata all'Università di Modena dedicata alla ricerca, alla didattica, e poi coinvolto in grandi progetti di ricerca. È stato coordinatore delle attività di ricerca nazionali sulla fisica dei semiconduttori. Adesso non riesco a ripercorrere a memoria la carriera del professor Iacoboni, molti di voi, come dicevo, appunto lo conoscono già, e la sua attività nella fisica quantistica, nelle applicazioni della meccanica quantistica, della fisica dei quanti, è quindi più che decennale, e negli ultimi tempi ha coinvolto sia gli aspetti di ricerca, ma anche, diciamo, più in generale di riflessione sugli aspetti filosofici, interpretativi della meccanica quantistica. E direi che questo è l'argomento proprio sul quale ci intratterrà questa sera. Quindi do la parola a Carlo Iacoboni. Grazie Franca, sono dispiaciuto, cioè sono contento di vedere tante persone in piedi, il ciclo ha avuto un successo superiore alle aspettative o almeno alla capienza dell'aula. Buonasera. Si dice che i fisici siano dei presuntuosi. Devo dire che questa sera in particolare avete davanti un esempio particolarmente significativo di questo, perché al di là del titolo, che forse è un po' altisonante, magari non è del tutto centrato, ma certamente il progetto della serata, quello che ci proponiamo, è molto presuntuoso, perché l'idea è di riuscire a trasmettere a dei non esperti di fisica, in una chiacchierata di grosso modo un'ora, non solo qual è l'idea di base della nuova fisica, della fisica quantistica, ma addirittura di quali sono i problemi connessi con questa nuova fisica e difficoltà e intrighi dal punto di vista della conoscenza questa nuova fisica ha prodotto. Mi pare di capire che il computer ha deciso che la mia relazione è già finita. Vediamo che cosa succede. No, sembra che possa procedere. Bene, come tutti voi ormai certamente saprete, all'inizio del secolo scorso, del Novecento, c'è stata una doppia rivoluzione nel campo della fisica. Una legata direttamente ad Einstein del 905,
che praticamente diciamo, ha fondato la teoria della relatività, prima ristretta e poi generale, con una revisione del concetto di spazio e di tempo, ma di questo noi oggi non parleremo. Potrebbe esserci un accenno verso la fine, ma non credo. Mentre 5 anni prima, Planck, nel 1900, ha introdotto per la prima volta i quanti di luce. In realtà lui stesso, la sua ipotesi era così stravagante che lui stesso non ci credeva e ha lavorato parecchi anni dopo la sua ipotesi del Novecento per dimostrare che la sua ipotesi era sbagliata. In realtà era giusta, era giustissima, e Einstein nel 1905, lo stesso anno, l'anno famoso Mirabilis, ha fatto anche un lavoro che insieme a quello di Planck ed altri ha gettato le basi della meccanica quantistica. Come dicevo, l'introduzione della fisica quantistica ha comportato delle grosse difficoltà, soprattutto di natura epistemologica, sul significato della nostra conoscenza del mondo fisico, sul significato di che cos'è il mondo fisico. Riflessioni che oltretutto hanno qualche precedente nella storia della filosofia, già da quella antica, ma io non sono un filosofo, non conosco a fondo la filosofia, non voglio spacciarmi, e quindi saranno solo degli accenni molto rapidi, ma certamente voi ricorderete che nella filosofia antica il problema della conoscenza del mondo era già sorto, e altri accenni li vedremo più avanti. I problemi epistemologici che solleva la meccanica quantistica, di cui questa sera parleremo, hanno suscitato un dibattito profondissimo. Gli stessi fondatori della meccanica quantistica hanno discusso molto tra di loro, e perfino Einstein, che era Einstein e che è stato uno appunto dei fondatori anche di questa disciplina, per molti anni non ha creduto che quello che si stava costruendo era effettivamente una costruzione solida. Pensava che dovesse presto, prima o poi, almeno dovesse trovarsi qualche cos'altro a completare la teoria, perché non era affatto soddisfacente. Però vorrei non trarvi in inganno dicendo che ci sono questi problemi ancora irrisolti, perché tuttora si discute di questi problemi epistemologici. Non facciamoci trarre in inganno da questo, pensando che la teoria sia shaky, un po' incerta. La meccanica quantistica è una teoria che ha avuto un successo incredibile, strepitoso. La si trova valida, si usa per spiegare fenomeni subnucleari, microscopici, all'interno delle particelle che credevamo elementari e che invece forse sono fatte da altre ancora più elementari, e lì la meccanica quantistica si è dimostrato che vale, fino alle galassie. Dovunque è stato possibile fare un calcolo e confrontare i risultati con i dati sperimentali, l'accordo è stato perfetto. È stato perfetto alla cifra significativa conosciuta. Se è conosciuta la seconda cifra significativa, precisione dell'1%, la meccanica quantistica la spiega correttamente. Se se ne conoscono 7 di cifre significative, la settima è in accordo con la meccanica quantistica. Quindi il successo scientifico della meccanica quantistica è al di là di ogni aspettativa. Badate, questo non significa che la teoria è stata verificata una volta per tutte. Ecco, prima puntatina alla filosofia. Popper, filosofo del Novecento, mancato non molti anni fa, purtroppo mancato in un momento in cui stava facendo un'opera molto valida, stava combattendo la violenza negli spettacoli televisivi. Popper ha introdotto un'idea che sembra forse banale, però averla così ben focalizzata è stato molto significativo. Ha riconosciuto che una teoria scientifica non è mai verificabile. Una teoria scientifica è ben costruita se è falsificabile, cioè se ha al suo interno gli strumenti per mettere in luce eventuali mancanze. Fino a che è in accordo, uno è contento, ma non può
essere certo che domani non si troverà qualche fenomeno che non è più in accordo con la teoria, però a quel momento la teoria è falsificata e bisogna trovare qualcosa di meglio. Bene, fino ad oggi, 100 anni dopo circa, la meccanica quantistica non è ancora stata mai falsificata. Naturalmente nella sua versione relativistica, ma sostanzialmente la teoria è tuttora perfettamente in accordo con l'esperienza. Bene, allora visto che in un'ora vogliamo fare tante cose, puntiamo subito al punto nodale. La differenza essenziale tra meccanica classica e la meccanica quantistica. La differenza essenziale è che in meccanica classica una particella, parliamo di particelle perché è il sistema fisico più semplice su cui trattare le questioni di cui vogliamo trattare. Una particella è in uno stato ben preciso, noi potremmo non conoscerlo, anzi perfettamente non lo conosceremo mai, però l'idea della meccanica classica è che una particella è in un ben preciso punto e ha una ben precisa velocità. Noi possiamo cercare di misurarla per vedere dov'è e quanto forte va, però lei la sua posizione ce l'ha, la sua velocità ce l'ha. In meccanica quantistica questo non è vero. A parte che questa immagine è inesatta per una ragione che vedremo tra poco, ma per semplificare, se questo A è uno stato possibile della particella e B è un altro stato possibile, vedete che è in un'altra posizione con un'altra velocità, la somma dei due, l'insieme dei due, è ancora uno stato possibile in meccanica quantistica. Cioè la particella non è né qui, ma è sia qui che qui. Cosa significa? Lo vedremo che cosa significa. Significa che l'immagine mentale che abbiamo della pallina che sta lì e che si muove con quella velocità non è corretta. Però quello che ci dice questo sistema è che se noi facciamo una misura, andiamo a vedere dov'è, o la troviamo qui o la troviamo qui. E non possiamo sapere prima dove la troveremo, perché il risultato della misura ha un elemento intrinseco di casualità. È quello che disturbava tanto Einstein, per cui Einstein, non dico mai perché alla fine ha accettato, ma per tanti anni non ha accettato questo concetto della meccanica quantistica, per cui una misura dà un risultato o un altro, un altro, un altro con certe probabilità. Il concetto di determinismo è così radicato nel nostro pensiero scientifico che l'idea che ci sia una situazione in cui non possiamo prevedere con esattezza quello che risulterà dalle nostre misure, non perché non sappiamo quanto è possibile sapere, anche se sappiamo completamente quello che è possibile sapere di quella particella, una misura ci può dare un risultato o uno diverso. Secondo la metafora usata, metafora non so, il modo di dire di Einstein, Dio tira i dadi ogni volta che eseguiamo una misura. Tira i dadi, viene 5, allora la troviamo qui, viene 7, allora la troviamo qui. La troviamo qui con una certa probabilità, qui con un'altra probabilità. Come vi dicevo, la situazione è un po' più complicata. Nel senso che la massima informazione che noi possiamo avere di una particella è rappresentata matematicamente da una certa funzione. Una funzione dello spazio, si chiama funzione d'onda, ma adesso non è essenziale che capiamo che cos'è esattamente. Però abbiamo, che io l'ho rappresentata con una nuvoletta, dove è più scura lì c'è più intensità, dove è più chiara ce n'è meno. Se faccio una misura la posso trovare qui con più probabilità che qui, ma la posso trovare anche qui, anche qui, anche qui, dovunque quella funzione deve essere zero, io posso trovare la particella. E attenzione, bisogna vedere se ne misuro la posizione, la posso trovare in questi punti, se ne misuro la velocità, posso trovarla con certe velocità, ma non posso misurare tutte e due contemporaneamente. O misuro la posizione, o misuro la velocità. Se misuro la posizione, la posso trovare in una certa regione di spazio, non so esattamente dove, ma ho una certa distribuzione di possibilità. Se le misuro la velocità, posso trovarla con una velocità, ma anche con un'altra, con una certa incertezza. E la situazione vuole, diciamo, la teoria ci dice che con quanto più precisamente possiamo prevedere dove la troviamo, tanto meno precisamente possiamo prevedere con che velocità. È la famosa relazione, si chiama principio di indeterminazione perché è molto importante, ma in realtà non è un principio, deriva dai principi della meccanica quantistica, la relazione di indeterminazione, che dice appunto che quanto più riusciamo a prevedere dove sarà, tanto meno riusciremo a prevedere con che velocità la troveremo se misuriamo la velocità, ma non possiamo misurare tutte e due contemporaneamente. Questo per la verità è un dettaglio abbastanza
inessenziale, è fondamentale per carità, ma diciamo non così importante per il discorso di questa sera. Quello che ci preme adesso fissare è che la particella non è in un punto, non ha una ben precisa velocità, quando io la misuro decide dove farsi trovare, secondo certe distribuzioni di probabilità, o con che velocità farsi trovare. Ma come siamo arrivati a questa conclusione? Cioè, non è roba da poco quello che ho appena detto. Adesso i fisici, gli studenti di fisica cominciano ad abituarsi all'idea, però non è un concetto così semplice da digerire. Bene, questa è una figura che ho tratto dal testo di fisica di Giancoli, che illustra in questo modo il fenomeno dell'interferenza. Vedete, qui ci sono stati lanciati due sassi in un laghetto e questi fanno due onde sferiche, lì dove le onde si incontrano avviene un fenomeno che dal punto di vista della meccanica quantistica è assolutamente fondamentale. Vediamo di capire perché. Questa è un'onda. Supponete che qui ci sia o una fessura da cui proviene, che lascia passare un'onda che viene da dietro, o qualche cosa che si muove su e giù e che genera un'onda in quel piccolo stagno. E questa è l'onda che si propaga, vedete, da qui si propaga verso fuori, potete seguire una cresta dell'onda. Questa è la stessa onda, dove però ho disegnato in rosso e in blu, come potete vedere. Le creste sono rosse, le valli sono blu. Qui è così, dipende dal computer e dallo schermo, ma immaginatevi, rosse le creste e blu le valli. Dunque adesso questo dovrebbe fermarsi e poi passare oltre. Ecco, qua si vede un po' meglio il rosso e il blu, questa è un'istantanea. Mi preme che osserviate che qui c'è una cresta, c'è un avvallamento. Rispetto al valore medio del livello dello stagno, qui siamo a dei valori più alti, diciamo positivi. Qua siamo a dei valori più bassi, diciamo negativi. Poi più alti, più bassi, e mentre l'onda si propaga, queste creste e questi avvallamenti si allontanano. Qua di onde ce ne sono due che fanno l'interferenza. C'è un'onda che parte da qui, una che parte da qui, ognuna ha i suoi cerchietti, però quando i cerchi si incontrano danno luogo al fenomeno dell'interferenza. Cosa sono quelle righe nere? Non ci sono, nel file non ci sono, giuro, non ci sono mai state. Allora, vedete qua quello che succede, questa cresta si propaga, ma nella zona intermedia, che poi quasi tutta, si incontrano le creste di un'onda con quelle dell'altra, ma anche gli avvallamenti di una con le creste dell'altra e così via. Se guardiamo la cosa, speriamo senza le righe nere, beh, questa è la stessa a due colori. Allora, cerchiamo di capire che questo è essenziale per tutto il discorso. Qui ci sono i fronti d'onda, come si chiamano, questi sono quelli negativi, questi positivi. Prendiamo un punto, per esempio, qua. Questo appartiene a un avvallamento dell'onda che esce da qui. Adesso non mi ricordo più, mi sembra qui. E appartiene a una cresta positiva dell'onda che viene da qua. Allora, l'acqua dovrebbe innalzarsi per uno, abbassarsi per l'altro, in realtà rimane allo stesso livello. E siccome una tende a salire mentre l'altra tende a scendere e vanno in controfase, l'acqua lì rimane allo stesso livello, ferma. Dove si incontrano due creste, lì naturalmente l'altezza raddoppia, e dove si incontrano due avvallamenti, l'altezza, la profondità raddoppia. Bene, questo è il fenomeno dell'interferenza. Mettiamo uno schermo e riveliamo l'intensità dell'onda. L'intensità che cos'è?
è una misura di quanto oscilla, non, l'intensità non va su e giù, è il quadrato della massima altezza dell'onda. Quindi diciamo l'intensità è grande dove l'onda oscilla molto. Praticamente va a zero dove non oscilla, perché le due onde si vanno in controfase e si cancellano tra di loro. Allora, quello che noi vediamo è questo. Se ci fosse un'onda sola, avremmo questa intensità. Qui è un po' più intensa perché è più vicina alla sorgente, qua è un po' meno intenso, ma sostanzialmente è un'intensità abbastanza uniforme. Se ci fosse l'altra onda, avremmo quest'altra intensità. Se le due intensità si sommassero, avremmo la somma di quelle due curve. Se andiamo a vedere, tenendo conto del fatto che là dove si incontrano le due creste si sommano, dove si incontrano, e quindi l'intensità è più elevata, dove si incontrano i due avvallamenti si somma, l'intensità è elevata, ma dove si incontra una cresta e un avvallamento si cancellano tra di loro, la figura che risulta è questa. Quella verde, nello schermo, questa oscillante, è l'intensità che vediamo sullo schermo quando tutte e due le onde arrivano contemporaneamente. Questo per le onde, fenomeno notissimo. Quello forse non era esattamente questo, ma praticamente sì, che ha dato torto a Newton quando pensava che la luce fosse fatta di particelle invece che di onde. Poi dopo è arrivato Planck, che ha detto che poi non era poi così sbagliato del tutto, ma lasciamo perdere questi aspetti un po' folcloristici. La cosa che è sorprendente è che gli elettroni, che dovrebbero essere delle palline piccole, 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 fanno la stessa cosa. Vediamo cosa succede. Mettiamo un diaframma con due fessure. Eccolo qua. Lanciamo contro di esso un fascio di elettroni. Eccoli qua. Ci aspettiamo che gli elettroni che arrivano sul diaframma vengano fermati. Tenete conto che fino a questo punto per noi gli elettroni sono delle palline, come delle palle da biliardo, miliardi di volte più piccole, ma dovrebbero essere delle palline per quello che ne sappiamo, o che ne sapevamo. Passano oltre questo diaframma, solo quegli elettroni che infilano le fessure. Pum! Quelli che passano da lì vanno di là. Mettiamo infine uno schermo che raccolga gli elettroni oltre il diaframma. Mettiamo lo schermo e questo è quello che ci aspettiamo di vedere. Gli elettroni che infilano le fessure vanno a colpire lo schermo, fuori non c'è niente. Questo invece è quello che vediamo. Una bella figura di interferenza. Oh, bisogna che ci fermiamo un momento. Gli elettroni sono piccoli, ma piccoli, piccoli, piccoli. Un atomo è ben piccolo. L'elettrone è incredibilmente più piccolo di un atomo. È proprio una cosa che non si può capire quanto è piccolo. Noi mettiamo due fessure a distanze, diciamo, miliardi di volte rispetto alle loro dimensioni, e gli elettroni che arrivano si comportano come un'interferenza dovuta alle due fessure. Ma un momento, l'elettrone o passa da una parte o passa da... come fa a vedere? Una scappatoia forse c'è. Se gli elettroni che arrivano da una fessura incontrano quelli che arrivano dall'altra fessura e si danno degli spintoni per una ragione che non conosciamo bene, ma che aggiustano le loro traiettorie, allora potremmo capire che effettivamente tutte e due le fessure contribuiscono a farci vedere dove calcano gli elettroni. Però bisogna che tra di loro... Come facciamo a capire se interagiscono tra di loro quelli che passano tra le due fessure? Non è stato difficile, non è difficile. Tecnologicamente non è neanche banale, per carità. Però si può fare. Basta mandare un elettrone alla volta. E andare a vedere... Allora mandiamoli uno alla volta. Se li mandiamo uno alla volta, mandiamo uno alla volta. Questo è lo schermo, ne mandiamo uno, paf, è un puntino, non è mica un'onda, non c'è figura di interferenza, è un puntino, è cascato lì, è solo lì, una misura, Vederlo lì vuol dire aver fatto una misura, l'abbiamo trovato lì. Ne mandiamo un altro, lì. Un altro, lì,
lì, e via, vai, 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 cosa succede? Ogni elettrone cade in un punto, e quando sono tanti, riproducono la figura di interferenza. Non c'è pezza. Ogni elettrone, piccolo com'è, sente le due fessure. Ogni elettrone si propaga come un'onda, non come una pallina. Anche se poi quando arriva sullo schermo, arriva lì. L'onda, la figura di interferenza, copre tutto lo schermo. Il singolo elettrone arriva in un punto ben preciso. Quale? Bisogna aspettare che Dio tira il dado e allora vediamo dove. Quello che ci dà la figura di interferenza è che cos'è? Dove ci aspettiamo che possa cadere? Dove la figura, vedete? Dove alla fine, qui ne sono cascate di più che qua. Qua quasi non ce n'è. Qua quasi non ce n'è, qui ce n'è di più, qui ce n'è tanti. Allora vuol dire che ogni singolo poteva cadere qui più facilmente che qua. Cioè io conoscevo la probabilità che un elettrone cascasse in un punto o in un altro, ma non sapevo dire, non potevo dire dove, perché l'elettrone non era una pallina. Come non era una pallina? Cos'era, un'onda? Io qui lo vedo il punto, eh? Ogni elettrone da solo sente la presenza di entrambe le fenditure. Si propaga come un'onda, ma viene rivelato come una particella. L'intensità dell'onda in ogni punto ci dà la probabilità che venga rivelato in quel punto. Più in là non possiamo dire. E guardate che di quell'elettrone sappiamo tutto. Qui c'è stata una lunghissima polemica. Einstein ha scritto insieme a altri due personaggi un articolo la cui conclusione e titolo era l'incompletezza della meccanica quantistica, non tanto per i dadi, ma perché aveva escogitato una cosa di cui parleremo rapidamente più avanti, per dimostrare che era incompleta, ma non è così. Noi conosciamo tutto quello che si può conoscere, e ciò nonostante non possiamo prevedere se non la probabilità di trovarlo da qualche parte. Prima della misura un elettrone è in una sovrapposizione di stati. Quali stati? Beh, quello ce n'è infiniti. Quello in cui è trovato lì o là, o lì o là, i vari possibili punti di arrivo sono diversi stati possibili dell'elettrone. Al momento della misura, uno solo, a caso, secondo la probabilità prevista dalla funzione di onda, si realizza. Non un elettrone, è un'onda o una pallina? Qui facciamo una bella sconfinata sulla filosofia. Non possiamo dire che cosa è. Qualcuno l'aveva detto, come dicevamo. La nostra conoscenza è legata all'osservazione. Allora, quando io osservo l'elettrone, o osservo un altro sistema quantistico, io lo devo osservare con un apparato di misura. E allora, quello che io in realtà osservo non è l'oggetto, ma è l'insieme dell'oggetto e dell'apparato. Quello è ciò che io osservo. E se l'apparato è diverso, io sto osservando cose diverse. Anche se l'elettrone è sempre un elettrone, se lo osservo in un modo, con un apparato, sto guardando una cosa, se lo osservo con un altro apparato, sto guardando un'altra cosa. È straordinario pensare come nel Settecento Berkeley, per esempio, filosofo, vescovo irlandese, ma praticamente di cultura inglese, personaggio abbastanza stravagante, avesse intuito delle situazioni. Qualcuno potrebbe dire, non so se tra di voi ci sono dei filosofi, se è così mi scuso, ho già dichiarato la mia totale ignoranza in proposito. Uno potrebbe dire, ma i filosofi hanno detto tutto il contrario di tutto, qualcuno che ci ha preso capiterà anche. Non credo che sia così. Non credo che sia così perché effettivamente alcune intenzioni, pensate agli atomisti greci, alcune intuizioni sono veramente significative. Questi signori, non so se Berkeley stesso, ha avuto delle frasi straordinarie. Il mio professore di filosofia, non sono riuscito a ritrovarla questa, me la ricordo dal liceo, ma non sono riuscito a ritrovare l'originale. Diceva, che cos'è un prato fiorito se non c'è nessuno che lo guarda?
evidentemente aveva un animo poetico il mio vecchio professor Rizzardi, ma non credo che allora capissi fino in fondo la domanda: che cos'è un prato fiorito se non c'è nessuno che lo guarda. Più famoso è quella, un albero che cade in una foresta dove non c'è nessuno presente, fa rumore. Fa rumore, muove gli atomi, ma cosa sono gli atomi se non c'è nessuno che li misura? Cioè qui la differenza con Berkeley e gli empiristi è che loro negavano l'esistenza dell'oggetto non osservato. La fisica moderna dice: no, non esageriamo, qualche cosa c'è. Noi non possiamo dire che cos'è, possiamo dire come si comporta quando lo osserviamo, e si comporta in un modo che dipende da come lo osserviamo. Perché ci disturba tutto questo? Perché ci disturba tanto? Io credo che la ragione principale per cui ci disturba tanto questa cosa è scritta qua. Vorrei distinguere quello che è conclamato nei libri di testo da quello che sono considerazioni. Questo non, forse è tanto ovvio che nessuno lo scrive, però diciamo non è una cosa comunemente accettata. Quello che io credo che ci fa fare tanta fatica ad accettare questo oggetto, che non è una pallina, non è un'onda, si comporta diversamente a seconda di come lo guardiamo, è che ci manca la categoria mentale. Non abbiamo dentro la nostra zucca i circuiti giusti per farci quel modello. Ci manca un modello mentale. D'altra parte, i nostri modelli mentali, secondo una scuola a cui io mi sento di aderire, si sono fermati con miliardi d'anni di evoluzione biologica, e l'evoluzione biologica non si è realizzata per farci capire la meccanica quantistica, si è realizzata per farci scappare dalle fiere, per procurarci del cibo, per accoppiarci con una bella donna o comunque con un uomo ricco, forse, non lo so, scusate, brutto tasto, ma siamo in fase di scherzo. Ma non per capire la meccanica quantistica. Credo che questo sia il problema che non ci fa accettare che non esista un modello come una palla da biliardo piccola o come un'onda del mare, perché non è né l'uno né l'altro. Se fosse questo andrebbe anche bene, ma purtroppo non è solo questo. Ci sono ancora dei problemi. Per esempio, la meccanica quantistica prevede una legge deterministica per la dinamica isolata, quella non l'equazione di Schrödinger, che naturalmente non scrivo, non ci interessa, però è deterministica. La funzione d'onda, qualunque essa cosa voglia dire, qualunque cosa essa voglia dire, ha un'evoluzione perfettamente determinata dall'equazione di Schrödinger. Non ci sono momenti in cui invochiamo i dadi di Dio, tutto procede in modo perfettamente deterministico. La misura ha un elemento di casualità. E perché abbiamo bisogno di due leggi? Una per il sistema che evolve e una per la misura? La misura non è un fenomeno naturale? Come mai non possiamo descrivere una misura? Io prendo l'apparato di misura, lo metto dentro al sistema, lo descrivo con l'equazione di Schrödinger, tutto deve andare deterministicamente. Perché a un certo punto qualche cosa deve intervenire di casuale in un fenomeno, come se quel fenomeno non fosse un fenomeno naturale? E questo momento magico o triste, non so come chiamarlo, in cui non vale più la legge deterministica ma interviene il caso, quando avviene? Quando avviene la misura? Perché siccome non abbiamo capito perché la misura è diversa, non abbiamo capito neanche quando avviene. Vediamo di approfondire un attimo questo problema. Quando avviene una misura? Un elettrone viene mandato contro uno specchio semiriflettente. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un oggetto che, quando gli arriva addosso un elettrone, l'elettrone ha una certa probabilità di andare dritto o di venire deviato. Noi diciamo la funzione d'onda si divide in due, cioè da quel momento l'elettrone è in una sovrapposizione di stati, secondo quello che avevamo detto prima. Se lo osserviamo troviamo se è andato dritto o se è stato deviato, ma per ora non lo osserviamo, è in tutti e due. A questo punto decidiamo di osservarlo, mettiamo uno schermo
metto uno schema e osservo se arriva l'elettrone. Avviene la contrazione dello stato, perché la misura contrae. Posso osservarlo o no, con certe probabilità. Metto uno schermo e io lì lo guardo. Lo posso trovare o lo posso non trovare. Sarebbe la stessa cosa se mettessi una lastra fotografica e poi guardassi la fotografia? Oddio, probabilmente sì. È come lo schermo, sono io lì che guardo. Ma se la fotografia non la guardo, lascio la fotografia lì, poi la metto in un cassetto. La lastra fotografica è in una sovrapposizione di stati, cioè c'è una lastra col puntino e una lastra senza puntino, oppure la lastra lì nel cassetto ha già contratto lo stato. Qui c'è la lastra fotografica, e se fotografo la lastra fotografica? Guardate, non è banale. Von Neumann, che è stato un altro dei grandi, che peraltro ha preso un granchio terribile, e beh, capita a tutti, che ha deviato la fisica per un po' di tempo, fino a che Bell negli anni 50 ha raddrizzato le cose. Von Neumann, nel discutere questo problema, ha dato un'ipotesi di soluzione che ci lascia molto perplessi. Forse credo che oggi la gente non ci creda proprio, però è suggestiva. Lui diceva, guardate che alla fine di ogni misura c'è sempre uno sperimentatore, che è uno di noi, che è autocosciente. Lui non ha bisogno di essere misurato per sapere se vede o no il puntino nella lastra fotografica. Io a quel punto posso dire sì c'è, no non c'è, e non ho bisogno che qualcuno mi guardi o mi fotografi per sapere se. Oddio, l'autocoscienza è un antropomorfismo terrificante, un antropocentrismo. Però, a questo punto uno dice, beh, e allora un primate, uno scimpanzé è sufficientemente autocosciente da contrarre lo stato? Un gatto è sufficientemente autocosciente da contrarre lo stato? E prima che ci fosse la vita autocosciente, c'era, guardate che Berkeley, che sosteneva che gli oggetti non esistevano se non erano osservati, non solo che non si poteva dire che cos'erano, ma addirittura lui diceva che non esistevano, aveva dei problemi di continuità. Quindi dietro di me c'è un tavolo, voi lo osservate, però supponiamo che io sia solo, lo guardo, sì c'è, mi giro, potrebbe non esserci più. Siccome però rivoltandomi lo torno a vedere, c'è una continuità in questa esistenza, anche non percepita, che lo lasciava turbato. Siccome era un religioso, era un vescovo, e molta della sua attività speculativa è stata fortemente influenzata dall'atteggiamento religioso, la continuità era garantita dalla percezione di Dio. Cioè ogni oggetto è continuamente percepito da Dio e quindi Dio garantisce la continuità degli oggetti e non c'è più problema. C'era una striscetta molto carina un po' di tempo fa, sapete quelle strisce sui giornali di divulgazione scientifica, di un tale che diceva alla moglie, che sciocchezza quest'idea che un oggetto, se non è percepito, non esiste. Poi si volta, va verso la cucina, non so dove, e dice, non mi sopporto proprio questi discorsi, però mentre lui sta andando verso la cucina, la vignetta mostra una nuvoletta dietro di sé, non la moglie. Quando si rivolta, di nuovo riappare la figura, eccetera. Allora, i gatti non sono un problema importante per sapere se hanno autocoscienza o no, ma perché Schrödinger li ha presi in esame per portare in termini particolarmente vivi il problema della sovrapposizione di stati di un sistema macroscopico. Il famoso gatto di Schrödinger in che cosa consiste? Beh, abbiamo ancora la specchio semiriflettente degli elettroni. Sono io che lo tengo troppo vicino o c'è qualche rumore? Grazie. Arriva un elettrone, si divide in due stati, vive, esiste nella sovrapposizione di stati secondo la dinamica non osservata, quella dell'equazione. Su uno dei due percorsi viene messo un rivelatore, il quale, se rivela l'elettrone, fa scattare un meccanismo
che rompe un'ampolla con del gas velenoso. Chiaro? Allora, l'elettrone è in una sovrapposizione di stati. Uno è innocuo, va verso il basso. L'altro va dritto e va a finire nel rivelatore che rompe un'ampolla con del veleno. Siamo in una sovrapposizione di stati finché nessuno osserva. Se tutto segue la meccanica quantistica, anche l'ampolla, se non è osservata, sarà in una sovrapposizione di stati. Uno all'ambiente, uno sano e uno letale. E se nell'ambiente è presente un gatto, questo è in una sovrapposizione di stati, uno vivo e uno morto. Questo è il famoso gatto di Schrödinger, che è, verrebbe da dire, contemporaneamente vivo e morto, ma non è vero perché è in una sovrapposizione di stati, nel senso che non è un gatto, quando lo guardo lui decide di essere un gatto e decide se è vivo o se è morto. Lui è nella sovrapposizione di stati finché qualcuno non lo guarda. E se lo fotografa? È sufficiente la fotografia a generare la contrazione, quello che tecnicamente si chiama la contrazione dello stato dovuto alla misura? Bene, arriviamo all'ultimo argomento, diciamo, particolarmente... Ho preso proprio i punti essenziali della meccanica quantistica, che è l'entanglement, di cui oggi si parla tanto perché è anche alla base dell'idea della quantum computation. Sapete, i computer non hanno smesso di sorprenderci con la loro potenza che aumenta in maniera incredibile anno dopo anno. C'è una previsione teorica, dovuta peraltro a Feynman tanti decenni fa, diversi decenni fa, che molti di noi ritengono molto difficilmente praticabile, però è molto interessante studiarlo. È un'ipotesi di un computer quantistico che di nuovo sarebbe estremamente più potente degli attuali computer classici. È basato sull'entanglement. Parliamo prima di una situazione classica, totalmente classica, il nostro mondo quotidiano. Io ho due palline, una rossa e una blu. E ho due sacchettini di tela, non trasparente. Metto una pallina in un sacchettino, un'altra pallina, l'altra nell'altro sacchettino, la do a due miei studenti e gli dico di andare a casa. E poi quando sono a casa gli dico di aprirla. Allora, questi sono i due sacchettini con le palline, si sono allontanati, poi uno di loro apre il sacchetto e vede, oh guarda, la mia è la blu. Istantaneamente sa che l'altra è la rossa. Questa istantaneità non ha nulla a che fare con un messaggio superluminale, istantaneo. È un'informazione che, per come sono andate le cose nel passato, lui sa che se la sua è blu, come è perché la vede, quell'altra sarà rossa. Vediamo la situazione dal punto di vista quantistico. È molto più intrigante, perché io ho una pallina che è in una sovrapposizione di stati. La situazione fisica di cui si parla è un elettrone con una spin su o spin giù, ma dal nostro punto di vista non ha... Questo per dirvi che non è che mi sto inventando delle cose assurde. Fisicamente non c'è una pallina rossa e una blu, ma c'è un elettrone con spin su e un altro con spin giù. Quindi i nostri due elettroni colorati sono in una sovrapposizione di stati. Ne metto uno dei due in un sacchettino e l'altro nell'altro sacchettino. Però i due stati sono particolari, perché i due stati sono o con una pallina blu e l'altra rossa, questo è uno stato dell'intero sistema, oppure questa blu, questa rossa e l'altra blu. Non c'è una situazione in cui possono essere tutte e due rosse o tutte e due blu. Ognuna può essere sia rossa che blu, ma se una è rossa, l'altra è blu. Se una è blu, l'altra è blu. Sono sistemi che si possono facilmente realizzare fisicamente. Per chi di voi conosce un po' di fisica, è uno stato di singoletto in cui i due
spin sono opposti, la loro somma da zero, però possono essere o così, se uno è su, l'altro è giù, se il primo è su, il secondo è giù, ed è in una sovrapposizione di questi due stati. Dopodiché i due sacchettini si allontanano, a quel punto uno dei due lo guarda, contrae lo stato, contrae, fa la misura. Prima la pallina era nella sovrapposizione di stati, a quel punto contrae lo stato, ma lo stato è fatto da queste due palline intere, tutte e due insieme, per cui la contrazione dello stato è avvenuta nella contrazione in cui quello di qua è blu e l'altro è rosso. Poteva vedere lui la rossa e l'altra diventare, concretizzarsi nella blu, contrarsi nella blu. Ma quello che succede è che nel momento in cui questo signore fa questa misura, contrae lo stato e l'altra pallina si contrae nel colore corrispondente. Allora, è avvenuto qualche cosa di fisico qui istantaneamente? O ci possiamo discutere per tutta notte, visto che fior di scienziati ci discutono ancora? Certamente questo è un fenomeno non locale. Certamente non violiamo la relatività perché non c'è una comunicazione. Per esempio, se questo signore guarda la pallina, la trova rossa, non sa se l'ha trovata rossa perché ha contratto lui lo stato in quel momento. Per esempio, il suo amico poteva essersi addormentato e non aver fatto la misura, ha avuto altro da fare, se n'è scordato, ma questo non lo sa. E la probabilità di trovarla rossa ce l'aveva comunque, anche se il compagno non ha fatto la misura. Quindi non c'è comunicazione superluminale che violi, però qualche cosa di non locale c'è. Bene, vi dicevo, visto che ho qualche minuto, vi dicevo prima che forse una puntata alla relatività l'avremmo fatta. C'è una cosa qui che non vedo trattata normalmente sui libri di testo, ma che secondo me è molto rilevante, ma certamente questi problemi sono discussissimi nel mondo, ci sono fior di scienziati che stanno discutendo, litigando su questi problemi. Non possiamo dire che è avvenuto qualche cosa di fisico qua che ha modificato istantaneamente di là. Il problema riguarda la misura, cioè la nostra conoscenza, quella contrazione che non avviene se il sistema è isolato e che avviene quando noi osserviamo e che non sappiamo esattamente che discrimine. Ma non possiamo dire che è avvenuto qualche cosa di fisico qui che ha modificato qua. Perché? Perché questi due eventi possono essere tanto vicini, anzi, per verificare la meccanica quantistica è bene che siano estremamente vicini, quanto più contemporanei possibile. Allora, se questi due eventi sono in una posizione tale per cui non può una comunicazione fisica andare da qui a lì perché dovrebbe andare più veloce della luce, esiste un sistema di riferimento in cui questo fenomeno avviene, se i due la osservano quasi contemporaneamente, esiste un sistema di riferimento per cui questo la osserva prima e allora lui contrae lo stato e questo vede l'effetto della contrazione, ma per un altro sistema di riferimento questo fa la misura prima e quest'altro vede il sistema che è già contratto dall'altro. Quindi non è neppure un fenomeno relativisticamente invariante, dipende dal sistema di riferimento da cui lo osserviamo. Quindi leviamoci dalla testa che sia un fenomeno fisico, diciamo materiale, non so come chiamarlo, che agisce a distanza su quell'altro, perché non possiamo neppure dire chi dei due ha determinato la contrazione dello stato, perché per un osservatore l'ha determinato uno, per un altro osservatore l'ha determinato quell'altro. A questo punto c'è stata l'idea, penso che sia, vedete, c'era entanglement variabili nascoste, c'è stata un'idea che forse noi non conoscevamo tutto del sistema, che se avessimo veramente conosciuto tutto avremmo potuto prevedere se la pallina mia era la blu o la rossa, se l'elettrone cascava in quel punto dello schermo o in un altro, che ci sia qualche variabile nascosta che prima o poi verrà fuori
e finalmente saremo tutti contenti perché non dovremo più invocare i dadi di Dio ogni volta che facciamo una misura. Bene, su questa strada, come vi dicevo, c'è stata nella storia un po' di incertezza, diciamo anche di confusione, perché von Neumann, che era, ripeto, pensate, von Neumann è l'inventore dei moderni computer, non è un personaggio da poco, è stato un grandissimo fisico e matematico. Ha formulato, è quello che ha formulato la meccanica quantistica nella forma, diciamo, più rigorosa, al di là di Dirac, che l'ha formulato in maniera splendida, inventandosi la matematica che non aveva ancora a disposizione, ma von Neumann non era soddisfatto della matematica di Dirac e l'ha voluta riformulare con la matematica dell'Ottocento che c'era, che era buona, che valeva e ha mostrato che si poteva. Vuol dire, stiamo parlando di grandissimi geni. Però von Neumann ha detto sostanzialmente che non si poteva fare, adesso abbrevio molto e baro un po' perché i dettagli esatti dell'affermazione di von Neumann non saprei ridirveli esattamente, ma sostanzialmente che non era possibile che esistesse una teoria delle variabili nascoste che generasse gli stessi risultati della meccanica quantistica. Diciamo che non era possibile discriminare, non avremmo potuto sciogliere questo dilemma. Si era sbagliato. Nella sua dimostrazione c'era stato un baco logico che anche i più grandi possono fare, ma siccome l'aveva detto von Neumann, ci sono voluti molti anni prima che qualcuno avesse il coraggio di riprenderlo. La realtà è, le cose sono andate in modo tale che un altro grosso scienziato, Bohm, ha creato una teoria di variabili nascoste che aveva le stesse previsioni della meccanica quantistica e allora Bell si è chiesto, ma come? Von Neumann aveva detto che non si poteva. Insomma, sta di fatto che von Neumann nei primi anni Bell non quello del campana del telefono, John Bell, morto giovane, grandissimo scienziato, purtroppo ci ha lasciato presto, ha capito non solo che si poteva, diciamo, che le due teorie erano diverse e distinguibili, ma ha anche immaginato delle misure che potessero stabilire sostanzialmente che cosa? Potessero stabilire se la pallina era già rossa con una certa probabilità, senza che l'altro la misurasse, cioè che la probabilità di trovarla rossa o blu di uno dei due era indipendente da quello che faceva quell'altro. O se invece era proprio che quello che faceva uno modificava le proprietà di quell'altro a distanza, senza trasmissione fisica, però il risultato di una misura modificava essenzialmente le probabilità della misura altrove. Bell ha anche indicato la strada. Erano misure molto difficili, erano misure tecnologicamente non possibili in quegli anni, sono stati possibili dalla fine degli anni '80. Aspect dei francesi hanno fatto le misure. Le prime erano incerte, le successive erano più precise, non c'è dubbio, vale l'interpretazione di Copenaghen. Dio tira i dadi e quando uno dei due fa la misura, quell'altro ha il suo sistema, le sue probabilità modificate dalla misura dell'altro. Poi che sia stato lui a farlo per primo o quell'altro, sta di fatto che non c'è una probabilità locale di trovare la pallina rossa o bianca indipendente da quello che avviene dall'altra parte. Le misure della disuguaglianza di Bell, come si dice tecnicamente, sono precisissime ormai, in termini di forbice a cui siete abituati nelle proiezioni elettorali, siamo come se fosse l'un per mille quando il risultato che cerchiamo è del 70%, cioè siamo assolutamente al di fuori. E ciò nonostante, mentre preparavo questa serata, sono andato a cercare un po' di letteratura, c'è ancora la gente che dice che non è vero, che le misure non sono poi così garantite, perché c'era qualche cosa, c'era qualcos'altro. Questo per dirvi che anche se tutto funziona, le difficoltà epistemologiche, le difficoltà concettuali sono così profonde che ancora fior di fisici bisticciano per l'interpretazione. Allora, variabili nascoste. Bell, 64, è possibile fare misure che distinguono. Misure di Aspect degli anni 80, vale l'interpretazione di Copenaghen. C'è ancora dibattito.
A questo punto vorrei citare un mio vecchio studente che in una relazione, dopo aver seguito un corso su questa cosa, era un corso per insegnanti, per futuri insegnanti, diciamo, in una relazione me l'ha finita con una frase così bella che mi è rimasta scolpita e ve la racconto. Devo dirvi, non credo che sia presente naturalmente, devo dirvi che non so se l'ha inventata lui o se l'ha letta in qualche libro, però l'ho trovata molto significativa. Sembra che la fisica moderna, che ha tanto successo nell'interpretare fenomeni naturali, vada in crisi quando cerca di comprendere se stessa, e lo trovo molto profondo. E per concludere, forse non è lecito cercare di ricavare conclusioni sul mondo da informazioni riguardanti la nostra conoscenza del mondo, come per il condannato all'impiccagione. C'è un famoso paradosso con cui vorrei chiudere questa chiacchierata in quasi perfetto, non so quali erano i tempi previsti, ma è passata un'ora. C'è un paradosso che io ho trovato sempre molto, non so se dire divertente, non è che ridiamo, non ridiamo, però intrigante, del quale non mi chiederete la soluzione, perché non la so. Vi posso solo dire che ci sono dei filosofi, matematici, logici, che ancora dibattono, perché ogni tanto trovo ancora qualche articolo sul paradosso dell'impiccato, e che secondo me ha qualche cosa che ricorda questi problemi. Ricordatevi che tutto nasce qui dal problema della misura, dal postulato sulla misura, che è un postulato diverso sulla dinamica non misurata. Finché non è misurato va tutto bene. Quando misura... Ma la misura è qualche cosa che riguarda il mondo o la nostra conoscenza del mondo? Sembra quasi quasi che sia più un postulato che riguarda la nostra conoscenza, non. E andare a lavorare sulla nostra cercare di ricavare delle conseguenze da delle affermazioni sulla nostra conoscenza è pericoloso. C'è un condannato all'impiccagione che sta aspettando nella sua cella di venire giustiziato. Un giorno, una domenica mattina, arriva il guardiano del carcere e gli dice: caro signore, mi dispiace, ma siamo arrivati in fondo. Un giorno della prossima settimana, oggi è domenica, tra lunedì e domenica prossima, a mezzogiorno, verrà impiccato. Attenzione che vi frego, eh? Un giorno della prossima settimana, tra lunedì e domenica, tra domani lunedì e domenica prossima, a mezzogiorno sarà impiccato. Ma quella mattina, svegliandoti, non potrai essere certo che quello è il giorno della tua impiccagione. Mi pare che l'affermazione sia molto chiara, pulita. D'accordo? Il condannato è molto triste. Comincia a pensare quando può essere giustiziato e rapidamente gli viene in mente che non potrà essere la domenica. Perché se lui ha detto il vero, tra lunedì, uno dei giorni, tra lunedì e domenica, e quella mattina, svegliandoti, non potrai essere certo che quello è il giorno della tua condanna, non sarà domenica, perché sennò domenica mattina, svegliandomi, saprei. Quindi è tra oggi, tra domani e sabato. E sabato? Ma se io escludo domenica, sabato mattina saprei che è quello il giorno. Quindi non mi possono impiccare neanche di sabato. È facile arretrare fino a domani, si sono fregati con le loro mani, non mi possono impiccare. Mercoledì mattina arriva il boia e dice: vieni, andiamo. Un giorno tra lunedì e domenica. Mercoledì tra lunedì e domenica. Quel giorno non saprai, eh sì, non sapevo che sarebbe stato oggi. Quindi lui ha detto tutto il vero. Le cose che lui ha detto sono perfettamente vere, però io da qualche parte devo aver sbagliato, perché... Allora, i filosofi dicono che il problema è sui piani, linguaggio, metalinguaggio, oggetti, teoremi, cioè ci deve essere il piano degli oggetti e le affermazioni sugli oggetti che sono su un piano superiore, e non si può confondere il piano degli oggetti e della nostra conoscenza e delle affermazioni, quindi della nostra conoscenza degli oggetti. Io ci sento un sapore analogo quando noi andiamo in crisi perché vogliamo cercare di capire qualche cosa su un'affermazione, il postulato della misura, che non riguarda
il mondo, ma riguarda la nostra conoscenza del mondo. Grazie per questa bellissima e affascinante illustrazione di questi paradossi, problemi, soprattutto per il paradosso dell'impiccato, molto ci penseremo, penso molti di noi. Prima di passare la parola a chi vuole chiedere, vuole fare interventi, chiedere, volevo ricordare a tutti quanti che in particolare di gatti di Schrödinger si parlerà anche lunedì prossimo, lunedì 8 maggio, dal professor Tombesi dell'Università di Camerino, parlerà proprio una conferenza dal titolo Dal gatto di Schrödinger alla computazione quantistica, quindi per chi non ne ha avuto abbastanza ce ne sarà ancora, esattamente. E poi vabbè, invito tutti a guardare, chi vuole avere informazioni può prendere un po' di materiale qui, ho fatto anche girare un foglio di cui ho perso traccia, no, è qua, su chi vuole avere informazioni sia su questa conferenza, in particolare richiedere di questa conferenza come di tutte le altre un video che come vedete è in corso di produzione, soprattutto non so, immagino nelle scuole o cose di questo genere, lo può fare dichiarandolo su questo foglio o mandando un messaggio di posta elettronica a me, ad esempio, che mi chiamo manghi@unimo.it, o comunque guardando sul sito del Dipartimento di Fisica, dove trovate ad esempio anche l'indirizzo di posta elettronica del professor Iacoboni. Niente, do la parola a chi vuole fare domande, chiarimenti, commenti. Mi riferisco all'ultimo approfondimento che lei ha fatto del limite della fisica nel spiegare la sua conoscenza. Lei giustamente ha esordito dicendo: io sono un fisico, però la filosofia è molto importante. Quell'aspetto arcano, criptico della fisica, se chiedessimo aiuto ai filosofi, al pensiero, perché la fisica descrive i fenomeni e la fisica ha un limite, i sistemi di conoscenza, i sistemi della realtà. La filosofia ha un grosso vantaggio alla mente, che non ha bisogno di nessun mezzo materiale per speculare e per arrivare alla vera conoscenza. D'altra parte, scusate. Posso solo dire che nell'ultimo secolo questa richiesta di aiuto ai filosofi c'è stata pesantemente. La filosofia del Novecento è stata fortemente influenzata dalla scienza e viceversa. Però direi più la filosofia dalla scienza. E come fisico rispondo un po' piccato ad alcune sue osservazioni, perché che quella della filosofia sia la conoscenza vera e quella della ricerca naturale, diciamo, della filosofia naturale invece no, non lo so, credo che sia una posizione su cui potremmo discutere molto a lungo, però possiamo riconoscere, noi diciamo che stiamo sul fronte scientifico, che è stato molto forte l'influenza del pensiero scientifico del Novecento sulla filosofia, molto più che non viceversa. Io ho presente un pilota di aeroplano e lo considero, chiamiamolo così, quel punto materiale di cui non sappiamo le conoscenze, non sappiamo le distanze, non sappiamo come misurarlo.
È come se, fino adesso noi ci siamo fermati ad un grafico, chiamiamolo così, cartesiano, ma se noi togliamo via una delle grandezze delle tre dimensioni, ne togliamo via una, quale quella si presenta al pilota che man mano che sale a un certo momento perde la nozione delle tre dimensioni, perché si trova ad essere al punto tale di essere uno solo, in un punto solo. Non so se mi sono spiegato. Cioè, se io tolgo via una dimensione spaziale di quelle che mi determinano lo spazio, mi trovo ad essere in una fisica diversa, viceversa. Se io faccio un ologramma in cui io vedo le tre dimensioni, cioè, ad esempio, immaginiamo un rubinetto a tre dimensioni, però sappiamo che è una fotografia. È il procedimento inverso di quello che fa, chiamiamolo così, l'osservazione del pilota. Che fisica è? Non credo di avere molto da rispondere. Posso solo dire che non solo possiamo fare una fisica a due dimensioni, e tanti hanno immaginato e studiato come sarebbe la fisica a due dimensioni, ma addirittura c'è una scuola di pensiero moderna che pensa che il nostro universo sia in realtà una proiezione su tre dimensioni di uno spazio che ne potrebbe avere tante di più. Quindi siamo già noi in uno spazio di dimensioni ridotte rispetto a quello, tra virgolette, vero, che potrebbe averne, chi mi aiuta, 16? C'è qualche superstringa in giro? Non c'è nessuno superstringaro, mi pare che siano arrivati a ipotizzarne fino a 16. Mentre invece della sua immagine ho trovato molto suggestivo il fatto del pilota che si allontana sempre di più fino a che non ha più riferimento e a quel punto non sa più se si sta muovendo o è fermo, e in realtà non c'è più ragione di distinguere fra l'essere fermo o in movimento, se non altro per la relatività dello spazio, a cui già Galileo aveva pensato. Volevo chiedere un suo parere riguardo di questa idea. Le geometrie non euclidee hanno mostrato che lo spazio non è isotropo. Non è che la fisica quantistica possa dirci che lo spazio non è omogeneo. Sono domande difficili. Sono difficili più per le sollecitazioni che non il contenuto tecnico. Allora, le geometrie non euclidee sono una parte, diciamo, una branca della geometria, quindi è matematica. Non è che hanno mostrato che lo spazio non è omogeneo. Hanno creato uno strumento matematico per cui possiamo chiederci se il nostro spazio è o non è piatto, omogeneo, isotropo. Bene, non lo è. Non lo è indubbiamente. Lo spazio attorno a una massa stellare è ricurvo. Vicino a una massa stellare è anche non isotropo. Cioè, lo spazio è fortemente condizionato dai campi gravitazionali. Addirittura i campi gravitazionali sono una proprietà geometrica dello spazio. Il problema della meccanica quantistica, quelli che abbiamo discusso adesso non sembrano direttamente connessi a questo problema. In realtà è vero che c'è un problema grossissimo, tuttora irrisolto, di mettere d'accordo i problemi della meccanica quantistica con quelli delle curvature dello spazio, ovvero della gravità. E su questo si sta lavorando proprio in questi anni. Non io, non noi,
ma nel mondo, da noi nessuno fa... No. Nel mondo è un argomento su cui si sta lavorando molto approfonditamente. Peraltro, diciamo, è un po' quella linea su cui Einstein molto tempo fa si era messo, è l'evoluzione di quella linea perseguita da Einstein. La mia è una domanda molto semplice. Io mi chiedo questa cosa qua: che cosa succederebbe se al posto di tutte queste sorprese qua che troviamo nelle piccole particelle che che noi gettiamo contro questi schermi qua, trovassimo in realtà quello che ci troviamo, aspettassimo di trovare? Ammettiamo che contro lo schermo, no, a due fori, ci mettiamo gli elettroni e ci troviamo quello che ci aspettavamo di trovare. Sì. Però non è così. Allora, se avessimo trovato allora gli elettroni dietro i fori, non sarebbe nata la meccanica quantistica e saremmo stati tutti forse molto più contenti. Guardate che alla fine dell'Ottocento c'era un clima di ottimismo per quel che riguarda le conoscenze scientifiche che era incredibile. Si pensava di aver capito tutto, si pensava che la conoscenza avrebbe prodotto il benessere, quindi la felicità dell'uomo. Io credo veramente che se confrontiamo quello che si pensava potesse succedere nel Novecento, alla fine dell'Ottocento, e quello che poi in realtà è successo, è una cosa tremenda, perché non so se avete in mente il ballo Excelsior. Il ballo Excelsior è una, come la chiameremo, un operetto, un musical, credo inizio secolo, diviso in quadri, in cui ce n'è uno che parla dell'elettricità, quindi della luce elettrica, della felicità di poter vedere la sera, quell'altro parla dei trasporti, dei treni, della felicità di potersi muovere da un punto all'altro, quell'altro del... non me lo ricordo neanche, figurati, l'ho visto una volta da bambino, fatto ai burattini, in piazza, in periferia. E poi, tempo fa, ho visto che lo ridavano. Ma era veramente il... così, l'apoteosi della scienza che porta la felicità, perché porta al benessere. Se non fossi di fronte a persone di riguardo, direi che erano delle cazzate terribili. Però, se avessimo visto gli elettroni dietro i fori, avremmo continuato a ritenere quello che pensavamo prima. Certo, se oggi un'esperienza ci mostrasse quella cosa, ci renderebbe un po' perplessi. Se sulla gravità Einstein avesse sbagliato, avesse avuto ragione Nikola Tesla. Cioè, che non è una curva spazio-tempo, ma è tutto solo un effetto di campo. E, cioè, io ho letto l'ultimo libro di Robert Lomas, che parla della biografia di Nikola Tesla. Cioè, visto che ha realizzato tante cose, no, Nikola Tesla, mentre Einstein è rimasto sempre nella teoria, è uno scienziato un po' sfortunato, insomma. Non se ne parla neanche a scuola, cioè. No? Io vorrei dire una cosa. Questa sera abbiamo parlato di meccanica quantistica. Dei problemi interpretativi della meccanica quantistica, del gatto di Schrödinger e così via. Mi fa molto piacere che la mia esposizione vi abbia dato l'impressione di poter poi, a seguito di questo, chiedermi problemi più complicati, astrusi, su qualunque ramo della fisica, perché significa che vi ho dato un certo senso di sicurezza. Non lo so, sinceramente. La mia impressione è che
la formulazione di Einstein sia una formulazione della teoria, non è risolto il problema della gravità, non so, in questa sala un anno fa Calandra fece una relazione sulla gravità stupenda e non credo che sia risolto. Poi la teoria di Einstein ha riguardato tanti aspetti, quello della relatività generale ormai ha ricevuto tante prove, per cui se non si vuole accettare quello bisogna accettare qualche cosa di molto raffinato e che riesca a riprodurre tutte le cose che invece riesce a spiegare la relatività generale. Gli aspetti della cosmologia, no, quelli Einstein ha cercato di intuirli quando dati non c'erano. Ha introdotto delle quantità perché non era al corrente della dilatazione dello spazio. Poi oggi sembra che in realtà lo spazio sia sempre stato piatto dall'epoca del Big Bang e quindi le teorie cosmologiche anche dal punto di vista delle curvature dello spazio non reggono. Ma sinceramente non so nella fattispecie quale può essere la discriminante. Scusate, no? Professore, lei sa che Einstein è un personaggio molto originale, no? Stasera lei ha citato... Molto originale. Stasera lei ha citato Berkeley, che pare fosse uno dei più decisi nel sostenere quelle posizioni di cui lei ha parlato. Io, una volta lessi che Einstein prese sotto braccio un amico e gli disse così sottovoce: ma lei crede veramente che la Luna esiste solo se noi la guardiamo? Ecco, se avesse preso sotto braccio lei, cosa gli avrebbe risposto? E poi volevo dirle un'altra cosa, a proposito... Ve l'ho detto apposta. E poi a proposito della meccanica quantistica, insomma, io da giovane lessi il carteggio che lui tenne con Bohr sulle questioni interpretative della meccanica quantistica. Ecco, lui non, da quello che riuscì a capire, lui non sosteneva, non è che non accettasse i risultati della meccanica quantistica, perché diceva, spiega un mucchio di cose, funziona, fin lì. Quello che non accettava erano i limiti che poneva nella possibilità di conoscere, di andare oltre. E quando Born gli rispondeva ancora dicendo: ma lei si sta facendo un'immagine di me, di comodo, giusto solo per contestarmi dopo, per confutarmi. E poi lui, credo che l'ultima cosa che... non accettò fu il principio di complementarità che fu enunciato, se non sbaglio, il 27 al congresso Solvay da Bohr. Ma la domanda che volevo farle era la prima, insomma, cosa l'avrebbe risposto a proposito della Luna? Ecco. Torno a dire, forse ci voleva quel personaggio che non mi ricordo se era Born, non lo so, era comunque uno di loro, per poter affrontare una conversazione di quel genere. Oggi, quasi 100 anni dopo, direi sì, c'è anche quando non la guardiamo. E su questo credo che la scienza moderna sia perfettamente d'accordo, sia unanime, come impostazione filosofica, non come risultato scientifico. La posizione filosofica che io leggo nei libri di testo, nelle conferenze, si trova negli articoli, è che la realtà c'è. Siamo noi che non possiamo dire che cos'è indipendentemente dalla misura, ma qualche cosa che produce l'osservazione ci crediamo. Non abbiamo le posizioni estreme di Berkeley. Quindi diciamo, posso rispondere che avrei risposto ad Einstein così. Nella mia vita mi è capitato una volta di trovarmi fianco a fianco con uno di questi personaggi. Ero alla caffetteria del Centro di Fisica Teorica di Trieste e mentre ero in fila mi sono accorto che quello davanti a me era Dirac. E adesso forse per molti di voi Dirac non dice nulla, ma insomma è uno di questi di cui parliamo. E vi assicuro che è stata un'emozione non da poco. C'era però qualcuno che voleva dire ancora.
ma credo che ci sia una posizione filosofica abbastanza, c'è una posizione abbastanza condivisa, ma secondo me è una condivisione un po' di comodo, nel senso che siccome siamo, il mondo scientifico è convinto che il problema se esista o no, che cos'è al di là della misura, sia un problema non scientifico, allora si lascia quel tipo di domanda ai filosofi e si accetta una posizione di comodo, non tanto perché uno ci debba credere, ma perché questa è la posizione filosofica che ci permette di partire. Se ci mettiamo a discutere se esiste il mondo o non esiste, se io sono un sogno di qualcuno o se tutti voi siete un sogno mio, io tra un po' mi sveglio e la conferenza la devo fare domani, non andiamo da nessuna parte. Bene, allora possiamo fermarci qua. Vi invito veramente a prendere visione del programma, ci saranno altri interventi sugli aspetti storici, in particolare della fisica quantistica, quindi non mancate gli altri appuntamenti.